Ben ritrovati a Ecofuturo, la trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per tutti. Oggi parleremo di un tema davvero importante, il rapporto fra ambiente e salute. Secondo un recente rapporto presentato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'inquinamento e il degrado ambientale causano nel mondo 234 volte più vittime di tutti i conflitti che affliggono il pianeta. Questo ci deve far riflettere sull'importanza di preservare il nostro ambiente, perché in fin dei conti potremmo dire che prenderci cura della natura significa al contempo prenderci cura di noi stessi. Iniziamo parlando di acqua, che è alla base della vita sul nostro pianeta, ma come sappiamo può anche causarci tanti problemi. Siamo stati tutti colpiti dalla lunga siccità di quest'estate, così come dalle terribili alluvioni che l'hanno seguita. Ma dove hanno origine queste situazioni? Ce ne parla l'amico Jacopo Fo in questa pillola. Trattieni l'acqua! Il problema della siccità è che non piove più abbastanza, ma anche che noi non tratteniamo l'acqua. Abbiamo tagliato gran parte dei boschi italiani e abbiamo il problema che i fiumi, i torrenti sono riempiti in gran parte di sedimenti, cioè la quantità di acqua che sta nei fiumi e nei torrenti è diminuita perché la pioggia, dilavando le montagne e le pianure, ha portato una grande massa di terriccio, di sabbia. Ecco, è necessario dragare i fiumi, perché più acqua c'è nei fiumi, più c'è possibilità di attingerla e più resta nei fiumi. Lo stesso problema c'è per i laghi e per le dighe artificiali. La nostra capacità di mantenere acqua sul territorio è diminuita drasticamente perché non c'è più la cura che c'era una volta nel ripulire i fondali dei laghi, dei fiumi e delle dighe. E è necessario sviluppare anche la presenza di piccoli invasi, anche piccolissimi, le famose trosce che sono poco più di una pozza e che servivano per abbeverare gli animali. Queste trosce hanno un grande valore perché se l'acqua riposa in questi piccoli invasi ha la possibilità durante la stagione delle piogge di penetrare di più nel terreno, di riempire di più la spugna che è il terreno. Un'altra operazione che è possibile fare è quella di arginare il deflusso delle acque, cioè nei campi, anche in collina, è possibile fare sostanzialmente quello che si fa con le risaie, cioè realizzare un bordo di terreno in tutto intorno ai campi, di modo che resti a riposare un palmo di acqua dopo le piogge. Quell'acqua, per tutta la stagione invernale, continua a penetrare il terreno e questo è un ottimo modo per trattenere l'acqua. Ma si possono fare delle buche anche intorno agli alberi. Avrete visto tantissime volte degli alberi con intorno una zona più bassa e una bordura. Ecco, questo piccolo accorgimento permette di raccogliere anche nella stagione con meno pioggia dell'acqua vicino all'albero che piano piano penetra e disseta la pianta nelle giornate assolate. Oltre all'acqua, come sappiamo, è fondamentale anche la qualità dell'aria che respiriamo. Ce ne siamo accorti drammaticamente durante la pandemia del Covid-19. Ma se parliamo di qualità dell'aria, non dobbiamo pensare solo allo smog e all'inquinamento esterno, perché in realtà l'inquinamento indoor, cioè all'interno delle nostre case, può essere molto più grave di quello esterno. Per fortuna però esistono dei sistemi che possono migliorare la qualità dell'aria, sistemi che sarebbe bene si diffondessero ovunque, a incominciare dalle scuole che frequentano i nostri ragazzi, come vediamo in questo servizio di Elena Pagliari.
Oggi siamo ad Arezzo, dove l'azienda di sicurezza Saima lavora ormai da 3 anni sulla ventilazione meccanica controllata e realizza sanificatori in grado di abbattere la CO2 nei luoghi chiusi come stanze e aule delle scuole, ma anche sanificatori in grado di contrastare il Covid-19. Vediamo. Sono l'ingegnere Alessandro Faralli, lavoro per Saima Sicurezza di Arezzo, azienda leader da oltre 40 anni nel mondo del controllo accessi. Dagli ultimi 3 anni, dall'inizio della pandemia, Saima ha sviluppato nuovi dispositivi, nuovi prodotti relativi alla sanificazione dell'aria degli ambienti. Il nostro primo prodotto è stato Aria Buona for Fans, incentrato sulla sanificazione dell'aria tramite la tecnologia delle lampade UVC. Adesso ci siamo concentrati su un nuovo prodotto relativo al controllo e abbattimento dei livelli di CO2, che è questo dispositivo qui, che si chiama Aria Buona CO2. Questo dispositivo come funziona? All'interno ha un sensore di CO2 che quindi va a monitorare all'interno di una stanza, di un ufficio, di un'aula scolastica i livelli di CO2. Quando supera una certa soglia preimpostabile andrà a attivare una ventola. Questa ventola prende aria dall'esterno dell'aula, dello studio, dell'ufficio per immettere all'interno dell'aula, dello studio, dell'ufficio, aria sanificata, quindi aria con dei livelli sicuramente più bassi di CO2. Questo tipo di dispositivo può essere installato a vetro oppure a parete dove è possibile. L'idea è quella di andare ad abbattere gli alti livelli di CO2 che spesso si ritrovano in particolare nelle aule scolastiche. Noi stiamo facendo un'importante collaborazione con la scuola ITIS di Arezzo, in cui in tutte le aule scolastiche della scuola andremo ad installare questo tipo di dispositivo. Quindi l'idea è quella di avere una qualità dell'aria sempre al top, sempre massima, proprio per cercare di rendere l'ambiente in cui staranno ragazzi, in cui saranno professori, più sicuro possibile. L'altro nostro dispositivo in grado di sanificare per tutti i tipi di virus, batteri, compreso il coronavirus, quindi il Covid, si chiama Aria Buona for Fans e proprio nell'installazione alla scuola ITIS di Arezzo è stato installato in maniera combinata a questo Aria Buona CO2 in modo tale da garantire la sanificazione sia da virus, batteri, sia anche un controllo dell'aria per abbattere i livelli di CO2, quindi dare, diciamo, una sanificazione a 360 gradi. Oltretutto tutti questi dispositivi chiaramente seguono le nuove linee guida del Ministero. E ora l'amico Maurizio Melis, conduttore radiofonico e appassionato divulgatore scientifico, ci parla del rapporto fra l'uomo e il suo ambiente in un interessante esercizio di memoria storica ecologista. Vediamo insieme un estratto dal suo spettacolo in musica E non lasciano l'erba al Festival Ecofuturo di quest'anno. Le ombre calano sulla contea di Sheldon in Illinois nel 1954. Sheldon è un piccolo paradiso terrestre, amato dai turisti e dagli uccelli numerosi da quelle parti. Un giorno di primavera del 54 gli abitanti si svegliano però accolti da uno strano silenzio. Il canto degli uccelli, di solito numerosissimi da quelle parti, tace. Sono morti tutti, improvvisamente, insieme al 90% dei gatti. Pochi giorni prima gli aerei avevano aperto gli ugelli spargendo su una superficie di 570 ettari la dieldrina, un potente insetticida che il governo aveva deciso di utilizzare per combattere la popilia japonica, che è un piccolo coleottero infestante. È primavera, è il momento migliore per colpire il parassita, ma accade una cosa imprevista. Le larve dell'insetto intossicate risalgono in superficie e per mangiarle accorrono gli uccelli. Infarcite di dieldrina, le larve si trasformano in bocconi avvelenati per gli uccelli, che ne concentrano ancora di più nei propri tessuti, e così i gatti, che se li mangiano trovandoli agonizzanti per terra, ricevono dosi altissime di insetticida. La catena alimentare diventa la catena dell'intossicazione alimentare e anello dopo anello il rischio è che si arrivi all'uomo. Sheldon non è un caso isolato, l'abuso di pesticidi è la norma negli anni 50. Poche erbacce lungo il ciglio della strada, oppure un insetto più fastidioso del solito, e insomma pesticidi e erbicidi vengono irrorati
senza ritegno. Addirittura nel 59 a Detroit una pioggia di aldrina, un altro potentissimo insetticida, cade direttamente sulla testa degli abitanti che a centinaia chiamano spaventati le autorità. Dobbiamo la fine di quella stagione a Rachel Carson e al suo libro Primavera silenziosa. Rachel Carson nasce nel 1907 in una fattoria della Pennsylvania. Studentessa brillante, dopo la laurea in zoologia viene assunta al Fishery and Wildlife Service, l'agenzia statunitense per la conservazione degli animali selvatici, e lì studia gli organismi acquatici. Intanto scrive, pubblica 3 libri, tutti sulla vita marina, ed è già una scrittrice popolare quando nel 1958 riceve una lettera. Viene da Olga Owens Atkins, proprietaria di un santuario per uccelli nel Massachusetts, dove il governo sta combattendo la zanzara, con il DDT, il primo insetticida sintetico premiato pochi anni prima con il premio Nobel per la medicina. Nella sua lettera Olga scrive: il pesticida ha causato la morte di molti dei nostri uccelli, sono morti in modo orribile. La biologa inizia a indagare e scopre che il DDT non è biodegradabile e rimane nel suolo per anni. Inoltre si accumula nei tessuti grassi degli animali e così, risalendo la catena alimentare, raggiunge concentrazioni migliaia di volte più elevate di quelle di partenza. E chi c'è in cima alla catena alimentare? In natura, scriverà la Carson, nulla esiste come singola unità, ma esistono relazioni intime ed essenziali fra le piante e la terra, fra le piante e altre piante, fra le piante e gli animali. La natura è un'intricata trama vitale i cui fili intrecciati conducono dai microbi fino all'uomo. Insomma, non importa dove vivi o che lavoro fai, prima o poi quello che finisce nei campi finirà sulla tua tavola, non si sa con quali effetti. Il problema era aggravato dall'uso scriteriato che si faceva allora dei pesticidi. Oggi che l'OMS ha in parte riabilitato il DDT per la lotta contro le zanzare, contro la malaria in particolare, pensate che la quantità annuale di DDT che viene sparsa sulla Guyana francese, 200.000 chilometri di superficie, è la stessa che all'epoca veniva sparsa su 4 chilometri quadrati di campi di cotone. La Carson lascia il lavoro al Wildlife and Fishery Service e passa 4 anni a fare ricerche e a scrivere. Primavera silenziosa esce nel 62 per la casa editrice Afton Maffin ed è una bomba. Nel libro Carson documenta decine di casi di abuso di pesticidi, casi di intossicazione e di morte causata da una sovraesposizione a queste sostanze. Racconta degli effetti dei pesticidi sul terreno, sugli uccelli e sui pesci. Racconta della comparsa dei fenomeni di resistenza negli insetti e infine indica anche varie soluzioni alternative, senza dimenticare di smascherare senza pietà la sudditanza, all'epoca evidentissima, del Dipartimento dell'Agricoltura alle lobby degli agricoltori e delle industrie di agrofarmaci, che naturalmente reagiscono attaccandola con grande ferocia, ma i fatti e i documenti le danno ragione. Il libro è un capolavoro di divulgazione scientifica e di giornalismo d'inchiesta, scala le classifiche vendendo milioni di copie e a quel punto accade qualcosa di nuovo. Per la prima volta una galassia di piccoli gruppi che contestavano singoli problemi, studenti appassionati di natura, appassionati di pesca, cacciatori, escursionisti, agricoltori, semplici cittadini preoccupati per la propria salute, si trovano improvvisamente uniti da una causa comune. È il germoglio del primo movimento di massa per la difesa dell'ambiente che 10 anni dopo sfocerà nell'incredibile successo della prima giornata della Terra. Abbiamo parlato finora di prevenzione, ma purtroppo a volte capita anche di aver bisogno di cure. E non esistono solo quelle allopatiche. Si diffondono sempre più, in un'ottica di medicina integrata, le cure omeopatiche e naturali. Ne parliamo in questo servizio. L'omeopatia è la seconda medicina più diffusa al mondo. 600 milioni gli utilizzatori, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e oltre 500.000 medici omeopati. È diffusa in 80 paesi. In Europa sono ormai 130 i milioni di cittadini che utilizzano l'omeopatia, il 21,67% su 600 milioni mondiali.
corrispondente al 29% della popolazione. Secondo l'ultima rilevazione dell'Eurispes, nel 2017, tra le medicine non convenzionali, l'omeopatia risulta essere la cura complementare più diffusa in Italia. Quando si decide di non affidarsi alla medicina allopatica, ci si orienta prioritariamente all'omeopatia nel 76,1% dei casi, alla fitoterapia 58%, all'osteopatia, all'agopuntura e infine alla chiropratica nel 20%. È italiano inoltre il primo ospedale pubblico d'Europa, dove si pratica la medicina integrata. Sempre più medici inseriscono metodiche complementari nella loro pratica clinica, riportando risultati migliori, maggior soddisfazione del paziente e un migliore rapporto costo-efficacia. La medicina integrata rappresenta un sistema di cura di ordine superiore che ha come obiettivi primari il benessere e la guarigione di tutta la persona, efficace nel supporto delle terapie in oncologia, geriatria, pediatria, neurologia e nella fibromialgia. La cautela nel campo delle terapie non integralmente consolidate è un dovere, ma non deve impedire l'esplorazione dei potenziali benefici di questi metodi. Al Festival Ecofuturo partecipa da sempre, nella fascia dedicata alla salute e all'ecologia, Vanda Omeopatici, azienda di produzione di farmaci omeopatici che sostiene l'approccio alla medicina integrata e si impegna nella comunicazione scientifica in tutta Italia. Vanda Omeopatici nasce a Ostenda, in Belgio, nel 1973. È stata fondata dalla dottoressa Rita Van Damme, con la missione di diffondere la conoscenza dell'omeopatia e della medicina integrata. Il successo che l'azienda ha raggiunto fino ad oggi è dovuto alla validità dei suoi prodotti e al connubio tra tradizione, ricerca e innovazione. I prodotti vengono utilizzati dai medici nella risoluzione sia delle patologie più comuni che di quelle oggi molto diffuse, quali ipersensibilità di tipo allergico o derivate da problemi di immunodeficienza. E ora l'amico Fabio Roggiolani, ecotecnologo e cofondatore di Ecofuturo, ci spiega in modo semplice e chiaro cos'è il Capacity Market e il ruolo che potrà giocare il biometano per coprire i picchi di domanda dei consumi elettrici, per integrare meglio le rinnovabili e garantire la sicurezza del sistema. Dobbiamo ridurre l'uso del gas per il riscaldamento, perché è inefficiente, ma dobbiamo promuovere l'uso del biogas, del biometano per i trasporti, perché è estremamente efficiente. Inoltre dobbiamo proseguire ad utilizzare il gas residuo, quello che ancora utilizzeremo, per fare energia localmente, per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili, con piccoli generatori lungo la rete del gas. Mano a mano che toglieremo gas alle abitazioni, appunto dove è inefficiente per riscaldare e cucinare, utilizzeremo questa rete, che è uno strumento molto potente per il nostro paese, per creare stabilità nella nostra rete che sarà finalmente intessuta dalle energie rinnovabili. In futuro in quella rete metteremo l'idrogeno, ma già oggi è bene che si sappia una parte consistente del metano che utilizziamo per i trasporti pesanti, per le navi, per gli autobus, è biometano, quindi energia rinnovabile, un'energia rinnovabile che ci consente e ci consentirà in futuro di affrancare il nostro paese anche dalle importazioni dall'estero. Ovviamente
non può coprire tutto, ma a oggi può coprire un settimo dell'intero fabbisogno. Per il futuro noi contiamo che possa coprire almeno un terzo di un fabbisogno dimezzato, tutto sempre più naturale, in cui, ripeto, promuoveremo l'uso di questo straordinario strumento che è il metano come biometano rinnovabile per le funzioni dove è effettivamente efficiente e non sprecandolo per le funzioni dove è inefficiente, ovvero il riscaldamento e la cucina. Il biometano si produce dagli scarti agricoli o anche da colture dedicate agricole ben fatte e oppure dai rifiuti umidi, utilizzando sistemi a ciclo chiuso con dei batteri che riescono a estrarre il metano da queste biomasse basiche. Non è un processo pericoloso, non è un processo che inquina a livello locale, è un processo che porta valore all'agricoltura. Anche grazie alla coltivazione del biometano stiamo combattendo l'uso dell'aratura profonda, perché l'aratura profonda è l'avversario della battaglia climatica, perché voi capirete che quando l'aratro rovescia la terra, tutto lo sforzo che hanno fatto le piante di stoccare CO2 nel suolo viene disperso. Ecco perché il biometano fatto bene con la semina su sodo, con la fine dell'aratura profonda e con l'uso del biodigestato, non solo è un'energia rinnovabile nell'uso finale, ma è una grande alleata della lotta dei cambiamenti climatici. Se vogliamo ridurre l'inquinamento dell'aria e l'impatto sui cambiamenti climatici, non possiamo certo trascurare il settore dei trasporti, che da solo rappresenta circa un quarto delle emissioni del nostro paese. Ma le alternative a livello tecnologico per fortuna esistono. E se le auto elettriche si diffondono sempre più per la mobilità leggera, il biometano può offrire un contributo decisivo per i trasporti pesanti, come vediamo in questo servizio di Elena Pagliai. L'infrastruttura che sostiene la rete del biometano per i trasporti è realizzata da Snam, azienda italiana che si occupa di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Nel tempo Snam ha sviluppato una serie di business unit dedicate alla transizione ecologica, quali la produzione di idrogeno, il biometano, l'efficienza energetica e la riforestazione. Dalla produzione di biometano si arriva ai clienti finali attraverso le stazioni di rifornimento realizzate da Snam for Mobility. Grazie a Repower Europe c'è una nuova enfasi nell'iniezione dell'idrogeno nella rete del gas e la Small Scale NLG, che permette di portare il metano liquido ai trasporti e il biometano messo in rete. Il terminale di Panigaglia realizza la liquefazione virtuale, ossia lo scambio di gas liquido che è nei serbatoi con biometano immesso nei tubi, e l'altra, Caserta, che liquefà il gas da rete, prende il gas dalla rete e lo rende liquido, processo che vale anche per il biometano. I veicoli a biometano hanno un'emissione paragonabile o anche superiore a quelli elettrici. Finché ci saranno centrali a carbone, il gas naturale infatti sarà più ecologico. Il biometano è uno dei pochi vettori o soluzioni che possono essere utilizzate per abbattere le emissioni dei fossili, specialmente quando i trasporti sono di lungo raggio. Il potenziale del biometano è molto vasto, sviluppandolo ce ne sarà abbastanza per decarbonizzare completamente il trasporto su gomma. Il biometano è oggi, non richiede tecnologie particolarmente evolute. Ancora la Commissione europea insiste a valutare le emissioni veicolari al tubo di scarico. Tutto quello che è il ciclo di produzione del vettore per il mezzo non viene considerato. Questo crea dei paradossi per cui il veicolo elettrico non emette nulla, anche se l'energia è prodotta dal carbone, e il biometano emette come se fosse alimentato da gas fossile. Ancora in Parlamento europeo non si riesce a cambiare questa situazione. Da un lato si vuole sviluppare l'infrastruttura per il biometano, dall'altro si vogliono veicoli a emissioni zero entro il 2035, mantenendo non chiara la metodologia di analisi delle emissioni. Snam lavora per sviluppare impianti di biometano su tutto il territorio italiano. Le stazioni di gas naturali erogheranno anche biometano. Non ci sono ad oggi incentivi per chi utilizza biometano come vettore di trasporto, nonostante si porti il veicolo a emissioni zero. Snam sta lavorando a rendere i veicoli che utilizzano biometano come veicoli equiparabili a veicoli a emissioni zero, come quelli elettrici. L'ecofuturo è possibile. L'ecofuturo è conveniente. L'ecofuturo è rinnovabile. Divertente. Interessante. Aggiornato. Perché la Terra è tonda. E ha bisogno dell'economia circolare.
Adesso vediamo il teaser di Notizie dal 2050, un'iniziativa promossa da Enertocrowd, la piattaforma di investimento sostenibile, prodotta da Malarazza Production e ideata e realizzata dall'attrice Rossella Guidotti e da Cultura in Tour. Sta succedendo anche a me. Sono la te del futuro. Da quando vieni? Dal 2050. Ah. Allora, sei pronta? Sì. Ho delle buone notizie e delle cattive notizie. Ok, vai con le belle. C'è ancora. Cosa? La Terra. C'è ancora. Ah, questa è la buona notizia. E ora l'amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, direttore di Quale Energia e caporedattore della nostra rivista L'Ecofuturo Magazine, che in questa pillola ci parla di rinnovabili e servizi di rete. Quando accendiamo una luce o un elettrodomestico, subito arriva un flusso di elettricità. E una volta fatto ciò, non ci preoccupiamo più della questione, se non all'arrivo della bolletta. Se fossimo allacciati solo a un impianto fotovoltaico o eolico, però potremmo non avere l'elettricità necessaria perché è notte oppure perché non c'è vento. Questa intermittenza è dovuta al fatto che l'energia elettrica prodotta da queste rinnovabili non è programmabile, come altri, al contrario, come il carbone, il gas o il nucleare. Perciò, o in casa ci dotiamo di un sistema d'accumulo, in sostanza delle batterie, oppure utilizziamo, in caso del fermo di produzione del nostro sistema, la rete elettrica nazionale, che deve garantirne la continuità. Oggi questa costanza nella fornitura è garantita da una serie di impianti funzionanti a gas fossile, che possono essere attivati con rapidità, oppure da imprese che sono in grado di fare a meno per poco tempo dell'elettricità a fronte di una remunerazione. Con questo sistema il gestore della rete di trasmissione riesce a bilanciare la domanda e l'offerta di elettricità, nonostante la presenza in Italia di oltre 1 milione di impianti a fonti, per così dire, intermittenti. I critici delle rinnovabili affermano che incrementare molto queste fonti metterebbe a rischio la stabilità del sistema elettrico nazionale, ragione per la quale continueranno a servire le fonti fossili. Non è così. Se da un lato abbiamo rinnovabili intermittenti quali il fotovoltaico e l'eolico, possediamo anche rinnovabili quali l'idroelettrico, la geotermia, il biogas e le biomasse che sono programmabili. In più abbiamo anche ben 8 gigawatt di pompaggi, dei quali ne utilizziamo uno solo. Si tratta di centrali idroelettriche che producono normalmente quando c'è richiesta, mentre quando c'è elettricità in eccesso la usano per pompare a monte l'acqua, accumulando energia. Si tratta di sistemi che nel complesso non sarebbero in grado di bilanciare tutta la rete elettrica italiana, ma si intravede all'orizzonte una novità: l'uso delle auto elettriche e delle loro batterie. L'auto elettrica, infatti, una volta caricata al 100%, lasciandola attaccata alla spina, può attraverso un apposito software cedere alla rete una parte dell'elettricità accumulata, per poi ricaricarsi una volta passata la richiesta. E se ciò lo fa una singola auto è insignificante, ma se le macchine diventano milioni, diventa molto ma molto significativo. Fantascienza? No, realtà. Una tra le primarie aziende elettriche italiane sta sperimentando ciò in Danimarca e si calcola che in un anno ogni singola auto possa essere letteralmente ricompensata per il servizio reso alla rete con 800 euro. In pratica si lascia l'auto elettrica ferma e si guadagna. Parliamo ora di abitare. Per decarbonizzare le nostre case, riducendone l'impatto ambientale, occorre passare con decisione alle fonti rinnovabili, sostituendo al contempo le vecchie caldaie con moderne pompe di calore ad alta temperatura, come ci spiega in questo servizio Riccardo Bani, presidente di Theon. Theon ha investito molto e sta investendo molto in ricerca e sviluppo, grazie alla quale ha consentito alla pompa di calore di essere applicata agli edifici esistenti che utilizzano radiatori e quindi hanno bisogno di temperature molto elevate, soprattutto quando l'edificio è particolarmente grande. Oggi questi edifici sono scaldati da caldaie che producono a 70-80 gradi centigradi. Bene, oggi la pompa di calore è in grado di fare esattamente lo stesso mestiere.
e lo fa con enormi vantaggi ambientali, energetici e anche di sicurezza del paese a questo punto, perché possiamo sostituire un combustibile fossile con una fonte elettrica e il nostro paese sarà sempre di più, diciamo, l'energia elettrica sarà sempre di più prodotta da fonti rinnovabili e sempre meno da combustibili fossili. L'altro vantaggio importante della pompa di calore è quello di utilizzare cosiddetto refrigerante naturale. Ogni pompa di calore di mestiere si chiama pompa perché preleva il calore da una sorgente a bassa temperatura, aria, acqua o terreno, e lo porta alla temperatura desiderata del nostro impianto di riscaldamento. Bene, per farlo ci vuole un fluido refrigerante, quello che c'è dentro i nostri frigoriferi. Nel nostro caso la scelta sin dall'origine è stata di non usare i cosiddetti F-gas o i sostituti degli F-gas, gli HFO, che comunque hanno degli impatti in termini di gas climalteranti ancora troppo elevati, ma utilizzare un refrigerante naturale. Pensate che l'impatto in termini di gas climalteranti è di 2-3 rispetto a quello che è la CO2 di 1, mentre i gas refrigeranti F-gas hanno un impatto da 1000 a 3000. Quindi pensate il vantaggio anche ambientale di questo tipo di gas refrigerante che viene utilizzato, oltre a essere l'abilitatore della temperatura elevata che riusciamo a raggiungere. Ma i vantaggi non si fermano qui: la pompa di calore di mestiere può riscaldare, ma nello stesso tempo consentire anche di produrre acqua fredda, e lo fa in maniera molto più efficiente rispetto alle tradizionali macchine, sempre grazie all'uso di questo tipo di refrigerante, e quindi riducendo anche i consumi di energia elettrica estiva. E oggi possiamo immaginare che anche quegli edifici che fino a ieri non erano dotati di impianti di climatizzazione, sostituendo la caldaia con una pompa di calore, possono dotarsi anche di un strumento di climatizzazione estiva, che questo periodo, estate 2022, stiamo sentendo probabilmente più del bisogno di riscaldarci. Per oggi è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Se volete approfondire questi temi, potete farlo seguendoci online sui nostri canali social o leggendo gratuitamente online la nostra rivista L'Ecofuturo Magazine. Arrivederci alla prossima puntata.